non c'è. Non so quando l'ho trovato. È uscita, è andata al comune, no. Non lo so quando rientra. Posso sapere almeno chi è? Dottoressa Malinconico. Malinconico, va bene, grazie. Prego. Non c'è nessuno con cui perché la posso seguire? No. Grazie. Lì deve chiamare la dottoressa Flores, se sicuramente. Che sarebbe rispetto alla dottoressa. Allora, la Malinconico, ho capito, è la responsabile della struttura, invece la Flores. La Flores è la segretaria in generale, più è la responsabile di qua, è la capo. Sarebbe quella immediatamente successiva grado alla Malinconico. Grazie, gentilissimo. Grazie. Arrivederci. Prego. Buongiorno. Vedi, è qui? Come sta, bene? Non ci posso di mai andare. Ah, venite, venite, dovete andare, perché? Così si trova la dottor Coppo Comune, così vado. Quindi ve ne dovete andare? Da davanti alla mare. Da davanti alla mare. Ma qui state bene? State bene qui, stavate bene qui? Perché c'è la ballona, cosa c'è? L'aria, grazie. Non c'è la ballona, non c'è nulla. Casa Serena, ex Ompi, pregiato di Cava dei Tirreni, lo avete sentito dall'audio che abbiamo registrato, la responsabile della struttura non c'è, incontriamo nel cortile un'anziana che ci dice che dovranno andare via, eppure qui avevano aria buona, dice, ed in effetti gli anziani debbono lasciare questa struttura, idonea sì ad accogliere nonnini soli, ma probabilmente, lo dice il NAS, non nonnini malati. A settembre l'ispezione dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni. Ebbene, 9 anziani su 10 sono stati trovati in condizioni igienico-sanitarie non ottimali. Piaghe da decubito, sindrome da allettamento, difficoltà ad alimentarsi e a reidratarsi da soli, insomma condizioni di non autosufficienza, lo hanno detto i NAS. Immediatamente la ASL ha messo a disposizione e comunicato sia ai NAS che al comune di Cava dei Tirreni che in città si ha la possibilità di trasferire i degenti dell'ex Ompi in una struttura adeguata alla residenza sanitaria assistita. Una struttura sanitaria appunto per anziani e malati senza sostegno familiare, con condizioni di malattia che necessitano di assistenza infermieristica, terapisti della riabilitazione, assistenti sociali e operatori sociosanitari e soprattutto medici e terapie adeguate 24 ore al giorno. 9 i posti disponibili, compreso il trasporto di questi anziani attraverso un'ambulanza consacrata al trasporto infermi. Il blitz dei NAS a settembre, a tutt'oggi nulla è ancora cambiato.